Buonasera e benvenuti, un'edizione di Bookmark, questa dedicata all'impresa e al mondo del digitale, al rapporto tra i due, questi in sostanza gli argomenti dell'evento che si è tenuto quest'oggi a Milano, il titolo Impresa 4.0 per un'industria italiana più competitiva nell'era digitale. L'incontro è stato organizzato da Asinform e da Confindustria Digitale, noi lo abbiamo seguito con la telecamera di Enore Montino e con la giornalista Valentina Valente che hanno raccolto per noi le interviste ad Agostino Santoni, presidente di Asinform, Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale e Alessandro Perego del Politecnico di Milano. E allora io non rubo altro tempo a questo servizio e vi lascio proprio con Impresa 4.0, il servizio di Valentina Valente da Milano. Le aspettative e le previsioni per il 2016 è ancora un anno in crescita, il nostro settore cresce dell'1,5, quindi bene il segno positivo, non è ancora un segnale della rivoluzione, della digitalizzazione completa delle imprese e della pubblica amministrazione. Oggi ragioniamo proprio di questo, quali sono gli strumenti, quali sono le iniziative, le policy proprio per accelerare la digitalizzazione, partendo proprio dalle imprese, che è il titolo dell'incontro, l'impresa 4.0, sì l'industria ma anche il tessuto delle piccole e medie imprese e come la tecnologia, l'hardware, il software, i servizi digitali possono essere l'abilitatore per il ritorno robusto della crescita nel nostro paese. Cosa si intende per impresa 4.0? Impresa 4.0 è il pensare e la visione, la strategia che abbiamo nell'indirizzare non solo le grandi industrie, ma tutto il tessuto imprenditoriale italiano. E oggi la ricetta della tecnologia, che è molto più semplice e facile da utilizzare, consente proprio questa accelerazione di innovazione, con l'ambizione e l'obiettivo di dare alle imprese, a tutte le imprese italiane, maggiore produttività e maggiore capacità di competere su scala globale. Qual è la vostra ricetta per accelerare questa trasformazione? Da dove bisogna partire? Il primo aspetto è un aspetto culturale, come integrare dal punto di vista della leadership delle imprese questo percorso verso la digitalizzazione. Il secondo è quello di sviluppare le competenze sia negli studenti ma anche nell'attuale forza lavoro che deve entrare in questo nuovo mondo che è il mondo digitale. Ogni impresa, ogni nazione, ogni città diventa e diventerà digitale e sta a noi cogliere questa grande opportunità. Presidente, tra pochi minuti presenterete il progetto Trasformazione Competitiva in Digitale. In che cosa consiste? Ma Confindustria ha deciso di fare del digitale, dell'innovazione, il pilastro centrale della propria strategia, della propria politica. Vuol dire riuscire a portare le piccole e medie imprese a un livello superiore. Noi stiamo scontando un ritardo molto forte nel nostro paese e questo è pervasivo in tutti gli strati dell'economia, in particolare nelle piccole e medie imprese che invece potrebbero avvantaggiarsi fortemente da una trasformazione competitiva digitale. Il digitale permette di raggiungere nuovi mercati, permette di essere più competitivi, permette di riportare in casa quel valore della manifattura che è stato sempre il cuore della nostra attività produttiva. Noi siamo scesi dal 20 al 15% del contenuto della manifattura sul PIL. Ecco, le nuove tecnologie, l'industria 4.0 permettono di ritornare a dare alla manifattura italiana quel ruolo centrale che abbiamo sempre avuto. Io sono convinto, e siamo in tanti finalmente adesso essere convinti, che questa equazione, investimenti in innovazione, digitale, produttività, competitività e crescita, sia un'equazione lineare. C'è un legame diretto tra questi parametri. Quindi Confindustria ha deciso veramente di investire sui propri territori, sulle proprie filiere, per portare il verbo del digitale, per aiutare gli imprenditori a capire come fare avvenire questa trasformazione digitale nelle loro imprese, perché non è semplice, è una trasformazione profonda, complessa, ha bisogno di amministratori delegati, imprenditori che sappiano qual è la valenza strategica di questi progetti, di questa innovazione. C'è bisogno di dar loro del supporto, quindi noi investiremo su questo, sulla formazione, sulla comunicazione e sul supporto. Sono queste le tre leve fondamentali. Quanto ammontano questi investimenti?
Comunità Europea ha dato una misura degli investimenti che servono in Europa intorno ai 100 miliardi di euro all'anno per riportare la manifattura europea al centro della nostra politica economica europea. Se rapportiamo questi numeri al nostro Paese stiamo parlando tra i 7 e i 10 miliardi di investimenti all'anno che le imprese devono sostenere, ma che certamente anche il Governo con le sue politiche di sostegno può aiutare a sostenere. L'importante è che gli investimenti e le politiche di sostegno nel nostro Paese a livello governativo si riorientino nei confronti di quelle tematiche che riguardano il digitale, quindi investimenti in tecnologie, investimenti in capitale umano, aiutare le imprese ad aggregarsi secondo piattaforme tecnologiche. Ecco, sono questi un po' i punti fondamentali intorno a cui deve svilupparsi la politica economica del Paese. A proposito di Unione Europea, quali saranno gli effetti della Brexit sull'industria digitale italiana? Ma guardi, non c'è dubbio che è un tassello importante, perché tutto il Regno Unito ha rappresentato sempre un punto molto avanzato. Allo stesso tempo può rappresentare un'opportunità per l'intera Europa, a condizione che tutti gli elementi del cosiddetto digital single market, cioè la creazione di un mercato digitale europeo, abbia luogo. Rafforziamo l'Europa, lo mettiamo più in comunicazione, se lo integriamo di più, se consentiamo alle merci di fluire in maniera molto più semplice da un paese all'altro, se consentiamo le stesse regole in tutti i paesi, rendiamo più forte l'Europa e creiamo più Europa. Quindi io prenderei proprio da questa fase di Brexit un po' uno stimolo a rafforzare tutti quanti quegli elementi di integrazione europea di cui il digital single market, quindi il mercato singolo europeo, può essere uno dei tasselli fondamentali. Professor Perego, il digitale in Italia, quali sono le evidenze più importanti della vostra ricerca, in particolare per quanto riguarda le imprese? Parlando di industria 4.0, in realtà il Paese si trova in una situazione, diciamo così, un pochettino arretrata rispetto all'applicazione più piena di questa idea. In realtà un po' tutto il mondo si trova ancora in una fase arretrata rispetto alla piena applicazione di questa idea. Industria 4.0 infatti non è semplicemente la fabbrica più automatizzata, è la capacità di introdurre all'interno di un sistema logistico produttivo tutto un insieme di tecnologie, in parte tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quindi quelle che si chiamano big data, internet delle cose, cloud computing, ma anche tecnologie proprie della fabbrica come i robot collaborativi o ad esempio nuove interfaccia uomo-macchine, la realtà aumentata, e combinare tutte queste tecnologie insieme in modo da cambiare il modo in cui è organizzato l'intero sistema logistico produttivo per realizzare nuovi modelli di business, ad esempio modelli che siano capaci di produrre prodotti personalizzati per il singolo consumatore o vendere servizi invece che prodotti. L'esempio più tipico è quello di un'azienda che produce macchinari. Invece di vendere il macchinario, vende la capacità produttiva associata al macchinario. Si fa pagare per ogni pezzo che sarà prodotto, ma questo richiede un uso pieno delle tecnologie che dicevo prima. Quali sono i settori con più ritardo? Partiamo dai settori che sono invece più avanti, perché questo magari ci aiuta. I settori più avanti sono sicuramente l'automobilistico, è uno dei settori più avanti, ma anche l'alimentare è un settore che ha fatto cose importanti. Sono un pochettino più indietro i settori, alcuni altri settori più tipici del Made in Italy. Prendiamo l'abbigliamento per fare un esempio, ma anche il legno arredo per fare un altro esempio, e molti dei settori, chiamiamoli così, di servizio. Il tema importante però è capire che non sono semplicemente i settori più avanti o più indietro, dipende dalle imprese che vivono in quei settori. Una cosa molto importante da fare è identificare all'interno dei principali settori le imprese più avanti, le imprese che sono da una parte capofiliera, cioè che hanno una responsabilità importante nella conduzione della filiera. In molti casi in Italia sono medie imprese, non necessariamente grandi imprese, che siano nel contempo innovative, cioè che abbiano voglia di investire. Cosa? In progetti di filiera, cioè in progetti che siano capaci di trascinare nel progetto i loro fornitori e i loro clienti. In questo modo si trascina dentro anche la piccola media impresa in questo percorso di innovazione. Un dato che è emerso dalla sua ricerca è che solo 2 imprese su 5 conoscono lo smart manufacturing. E intanto le imprese che hanno risposto sono circa 200 medio-grandi imprese, in particolare hanno risposto i direttori delle operations di queste imprese. Ecco, forse hanno fatto un po' di understatement al riguardo, cioè hanno dichiarato un po' più di ignoranza di quella che realmente hanno. O forse hanno veramente capito che quando parliamo di smart manufacturing stiamo parlando di industria 4.0, stiamo parlando esattamente di quel paradigma complesso che ho detto prima, non semplicemente dell'applicazione di una tecnologia o di un'altra all'interno del loro sistema. Da questo punto di vista forse hanno ragione, la piena comprensione di quello che questo significa all'interno dei loro sistemi è un percorso che devono ancora comprendere fino in fondo.
In realtà, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, molte di queste imprese hanno fatto già delle applicazioni con riferimento a dei pezzi dell'industria 4.0. Quello che devono imparare a fare è comporre il quadro in modo da realizzare il vero vantaggio competitivo. Quanto tempo ci vorrà a suo avviso? Qui parliamo di rivoluzione 4.0 perché effettivamente le tecnologie mettono a disposizione una potenzialità in termini di prestazioni a costi bassi che era inimmaginabile qualche anno fa. Però la rivoluzione non si deve intendere un qualcosa che avviene in 6 mesi. È certamente un percorso lungo che richiederà i prossimi 5-10 anni, ma è un percorso che richiede di partire adesso, che richiede di destinare investimenti in questa direzione, investimenti importanti, che nel passato erano destinati solamente ad esempio nell'industria all'automazione, al macchinario, agli impianti, e devono essere destinati o ridestinati o aumentati anche nella direzione delle nuove tecnologie.